Buon salve e bentornati a un nuovo video di Resatura Tradizionale con Stefano, ma neanche troppo nuovo, eh. Io volevo innanzitutto ringraziare chi ha avuto la pazienza di rimanere, restare, non cliccare sul disiscriviti e aspettare i miei impegni, le mie peripezie. Come sapete, ormai ho tanti altri progetti, però cerco sempre di essere qua quando posso, come posso. Lo so, erano oltre 2 mesi che mancavo, ma i motivi sono sempre dovuti al fatto che ho dovuto lavorare con la barba, quindi adesso che finalmente ho un po' di tempo per poterla tagliare, andiamo subito a. E con la magia dell'editing, perché togliere direttamente la barba con il rasoio sarebbe stato alquanto deleterio. Adesso sono circa 2 mesi e mezzo che non faccio la barba, per cui anche oggi sarà sicuramente una sbarbata al sangue. Quindi adesso con la magia dell'editing io mi tolgo la barba, ok? Dai. A few moments later. Eccoci qua, tornati. Come vedete, ho levato il grosso. Ci voleva per forza la macchinetta, ragazzi. Non c'era altra soluzione. Non c'era altra soluzione. Che cosa mi vado a usare oggi, ragazzuoli? Oggi mi vado a usare, vecchio caro, Plisoft Big Bruce, Razorock, che a me piace tantissimo. È mancato tantissimo perché per la testa non lo uso, è troppo morbido. Preferisco la setola di maiale, il vecchio caro maialozzo. Quindi lo vado subito a mettere a mollo perché sennò non mi sta in ammollo quanto voglio. Legione, 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 tanta roba. E proviamo le 7 o'clock di Gillette, le verdi. Vediamo, le stainless dovrebbero essere, le super stainless, se non vado errato. Mi vado a usare un prebarbino, il vecchio caro Bird di Noai. Adesso lo andiamo subito a usare, eh. E poi c'avevo voglia di questo, solo. Ragazzi, era veramente tanto che non lo aprivo. Buono, 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 buono. After sono ancora indeciso, ma probabilmente per rimanere così su una cosa semplice andrò su Blue Mediterranean di Epsilon, sicuramente, perché voglio una cosa tranquilla. Mi sciacquo il viso, tu aspetta, hai aspettato 2 mesi e passa, pure aspetta un attimino, no? Andiamo. Arrivo, eh? Tamponato un po' il viso è quello che ho bagnato, ci vado ad applicare un po' di Noai, senza esagerare, ma un pochino ci vuole. Che poi ho parlato anche con tanti professionisti, anche il massaggiare prima è controproducente perché comunque si va a stimolare i capillari del viso e quindi comunque l'irrorazione del sangue poi in fase di rasatura, quindi non sarebbe da fare, secondo alcuni, le varie scuole di pensiero, ognuno poi dice la sua e poi siamo tutti diversi, ragazzi, quindi ci sono delle linee guida, ma poi radete, divertite e fate come vi pare, insomma, ragazzi, non serve che vi dica questo. Non serve che vi dica questo qua, insomma, lo sapete già. E poi io, sempre detto, non vado a insegnare niente a nessuno, eh. Sono l'ultimo, anzi, io sono il primo che deve imparare. Ok, metto un pochino d'acqua comunque anche dentro al sapone, così mi si reidrata, visto che sta lì da un po' di mesi. Vado ad aprire la stainless, super stainless, sì, mi ricordavo bene. Memoria, che memoria che ho. Ragazzi, io spero di poter ogni tanto portare video, purtroppo il mio tempo è sempre poco. Adesso avevo una mezz'oretta libera e l'ho dedicata a registrare. Adesso poi quando potrò montarla io questa cosa non lo so, ma non ci proviamo, insomma. Non si farà quel che si può, dicono i buoni acchiappafantasmi. Allora, andiamo a chiudere. Serraggio ottimale, lo slentino, io mi ci trovo tanto bene. Speriamo che oggi sia clemente con me, sia lui che il rasoio. Non garantisco. Magari può anche piacere, così sono pure i professoroni. No, ma dovevi fare così, dovevi fare con la rega, lo so, ma a me a volte mi piace provare. Sti cavoli, cioè. Sti cavoli, non ce ne frega niente.
La vita è un balocco, eh? E radersi lo è ancora di più, quindi. Ok? Penso che lo dobbiamo fare comunque, a prescindere, insomma, a seconda del lavoro che si fa, però c'è quanto ci dobbiamo comunque radere e tenerci un minimo curati e prenderci cura di noi. Quindi perché non farlo divertendoci, facendoci una risata, invece sempre di stare incarogniti, incrudeliti con la gente, a far vedere che siamo i primi della classe, per far che? Ma per fare cosa? Per fare cosa? Allora, vediamo. Faccio un pochettino il viso, così si riattiva anche un po' il prebarba, anche se non è che hai siliconi come il furbo. Mi è mancata questa gestualità sul viso, sono sincero, sono sincero. Questo tipo di gestualità in viso mi è mancata terribilmente, ragazzi. Monta divinamente. È di un buono veramente elegante, buono. Maschio, per niente scontato, veramente veramente buono, solo. Sì, video si abbina anche col il profumo iniziale del pre-barba, del Noai, che è molto delicato, però ci si avvicina come. Sempre questo grandissimo errore di non dedicare troppo allo spennellamento, che invece sarebbe fondamentale, ragazzi, ma io vado sempre di corsa, mi sbrigo sempre, quindi ma che dovete fare? Si fa quel che si può, come dico sempre. Allora, vediamo se mi ricordo come si fa. Probabilmente non andrò in contropelo, ragazzi. Tanti vicini si stanno scannando. Ci sta. Io qui ho, per chi magari qualcuno nuovo che non sa, io da qui in sotto ho la crescita invece di essere normale, quindi fino a giù, qui si interrompe e da qui a metà viso mi cresce al contrario, quindi io devo fare il pelo all'inverso. Lo spiego perché sennò, no, ma che fai? Vai direttamente in contropelo sotto, sei matto, ecco perché ti squarci. Non mi squarcia che ho una pelle estremamente delicata, anche se vado dai professionisti mi apro a prescindere, quindi non è questione di cose che si sbagliano o altro, è proprio un mio problema che ho. Non ci posso fare niente, ci devo convivere. Avrò dei red point, ragazzi, anche questa grandissima cosa non è un grandissimo problema, insomma. Seconda un pochino più liquida. Allora, dubito che farò il contropelo, farò un'altra passata così, magari poi vado a fare dei ritocchini qui e lì, non voglio squarciare, anche perché la prima sbarbata dopo 2 mesi non voglio che sia invasiva, non voglio che sia eccessivamente pesante. Devo dire che le Super Stylus con il leggione lavorano in maniera paurosa.
Possiamo dirlo, no? Possiamo dirlo, sì, possiamo dire tranquillamente. Ok, è già uscito un red point, come vedete. Ma ci sta, ragazzi, è fisiologico. Raggiungerò il BBS, il tanto amato BBS che a me non neanche interessa più di tanto, però siamo puliti, ordinati, va bene così. Sono pulito, ragazzi, cioè nel senso non avrò, ripeto, non avrò un BBS, sicuramente si sente, la barba si sente, non è completamente liscio, ma mi va bene così per la mia condizione di pelle, per come so, e dopo due più mesi che non mi facevo. Minimamente la barba, ragazzi, va bene così, veramente, non strafiamo. Mi vado a sciacquare il video, adesso sentirei un po' di casino del rubinetto, cose varie. Una passatina di alluminio di rocca che secondo me ci sta sempre bene, ragazzi, non possiamo farne a meno. Purtroppo non ne possiamo proprio fare a meno, un po' di allume di rocca dopo tutto questo tempo ci vuole. Come avete visto ho usato il pre-barba che non uso praticamente mai, però l'attesa era stata lunga, quindi arrivo. Allora, un attimino, lascio bagnato, okay. Andiamo di alluminio di rocca. Vabbè, non pensavo anche più pizzicore, invece, tranne qui, un pochino qui, va bene, basta, solo lì. Sono pulito, dipende, rimane un minimo di ombra di barba, ma vi assicuro che, ragazzi, sono pulito. Il video a volte è meglio di quello che poi la resa in video. Spesso io qui mi vedo rosso e dal vivo non lo sono, quindi sicuramente la camera cattura cose. Poi andiamo a sistemare i baffi, questi li facciamo off video, ovviamente. Ok, aspettiamo qualche secondo. Nel frattempo io continuo a fare i ringraziamenti per tutti quelli che mi stanno seguendo qui sul canale Viola, sul mio nuovo progetto sul canale Verde, su Kick. Quindi grazie, dove ovviamente lì è sempre soltanto gaming, ho la mia community ormai che mi segue e mi supporta lì. Ragazzi, non posso purtroppo continuare a portare sempre video di resa tradizionale, prima perché comunque il tubo è oberato di questi video, di chi ne capisce anche più di me, ed è giusto che voi seguiate quelli. Chi segue me segue per farsi una chiacchiera, per farsi una risata insieme, nulla di più. Io dico la mia, ma quando io vi parlo di sto sapone vi dico che mi piace o non mi piace, ma lì finisce, non è che mi metto a snocciolarvi nozioni tecniche su il materiale usato, le molecole, non spetta a me, non sono io l'addetto ai lavori, non mi interessa vendere un prodotto, non mi interessa sponsorizzarlo, non me ne frega niente, anche perché anche quando hanno, diciamo, mi hanno mandato dei prodotti da provare, io sono stato chiaro da subito, ho detto guarda ragazzi, io lo sponsorizzo, ma se fa cagare io ve lo stronco, non è che mi è stato a pagare, mi mandate il prodotto in prova, se non mi piace io lo dico, magari dico il punto di forza, magari dico anche il punto debole, se ne hanno, quindi se no, prodotto mediocre, quindi accontentate di questo. Lui è una certezza, ragazzi, il Big Bruce veramente bisogna averlo, per chi si avvicina, o lui o comunque anche quelli della...
dell'Omega, insomma la Gradella di Roma, Colosseum e Lupa sono tutti e due buoni, uno un pochino più piccolo dell'altro, è più comodo il viaggio, per i prezzi che hanno veramente secondo me ne vale la pena, ne vale la pena. Che c'è Elvis? Elvis intanto si lamenta, cose, ragazzi, anche lui si sta facendo vecchietto, ragazzi, e incomincia a avere i problemini, per cui anche lui ogni tanto mi dà dei pensieri, non ci facciamo mancare niente, ragazzi, come vedete io vi rendo partecipi di quello che fa Stefano, di quello che fa Stefanone vostro, nulla di più, nulla di più. Mi vado a risciacquare il viso, ragazzi, mi sciacquo il viso così mi levo dalle scatole perché ho fatto veramente un video fin troppo lungo. Eccoci qua. Ok, vabbè, dai. Sono sincero, non pensavo di portare a casa la sbarbata in maniera così indolore. Sono sincero, avevo paura di fare una bella figura di melma. Invece, devo dire che è andata piuttosto bene. Ma più che altro. Era ragazzi perché volevo tornare anche qui da voi, eh. L'ho sempre detto. Quando posso, come posso, io ci sono, lo so, un video ogni 2 mesi, però quando posso io cerco di esserci. Ok, la tagliatina, la sistematina, un liettino, poi dopo adesso facciamo tutto, ragazzi, torno a essere il baffone che tutti conoscono. Signori, è arrivato il momento, è arrivato il momento, l'avevo detto, quindi sì, raga, sì, mi va, sì, ci stavo, sai. Sì, dai, c'è là un richiamo, mi piace, può andare, allora io vado. Capovaro, rivado, ririvadi. Oh, mamma mia, bello, bello, regà, mamma mia. Andiamo a far asciugare subito l'alcol. Oh, ragazzi, sbarbata soddisfacente? Direi proprio di sì, direi proprio di sì. Quando ci rivedremo? Spero presto. Adesso io per circa un 20 giorni posso stare senza barba, quindi sono tornato subito. Da ieri che ho finito. Vi dico anche la giornata. Oggi è 15 di maggio. Oggi è 15 di maggio, quindi quando uscirà? Spero nei prossimi giorni questo video possa uscire e mi sono tolto subito la barba. Ieri sera ho finito, questa mattina sto togliendo la barba. Quindi proprio, ragazzi, più di così non posso fare. Per circa 15-20 giorni potrò stare senza barba, per cui magari qualche video cercherò di portarlo. Vediamo come, quando, vediamo sempre le modalità, perché ragazzi, io una settimana mi ci vorrebbero giornate da 46, 48, 56 ore per fare tutto quello che devo fare in una giornata, ragazzi. Io devo levare del tempo al sonno per riuscire a fare tutto. Quindi è una situazione un po' delicata, ma vabbè, dai. Ragazzuoli, mi raccomando, continuate a seguirmi, vi prego, non scappate, rimaniamo qua, diamoci consigli, suggeriamoci cose, è importante, il vostro feedback è importante, ma a me sì, relativamente, ma soprattutto magari per chi si avvicina a questo mondo che è bellissimo e non roviniamolo con troppa pressione, cose che non servono, no? Anche cari amici youtuber che portate questa cosa. Un po' più di leggerezza, ragazzi, un po' più di leggerezza è importante, veramente. Ci dobbiamo divertire. Questo per chi arriverà a vedere questo video fino a questo punto, dubito ce ne siano parecchi. Se sei arrivato a questo punto, però vorrei che me lo scrivessi nei commenti. Mi farebbe molto 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 piacere. Detto questo, io mi levo dalle scatole, sempre taglie forte. Buon proseguimento di giornata, serata, mattina, notte, qualunque cosa tu stia facendo, taglie forte. Ricordatevi che pesa vuole bene. Ciao!